Mi chiamo Gianluca Barallo e avrò 34 anni per sempre. E questa è la mia storia, a cominciare. Sono sempre stato uno di quei figli che tutte le madri vorrebbero. Nel mio paese mi conoscevano tutti quanti. Un grande lavoratore, di sani principi, di sani valori. Volevo crearmi un futuro e per questo lavoravo come un pazzo. Fino al 9 dicembre, quando andai a fare un lavoro in una casa, a mettere le mattonelle, facevo il muratore. Pioveva, pioveva assai fuori, non si vedeva niente, era buio. E così accesi la torcia elettrica. Ma quel filo elettrico che stava vicino alla torcia, con il brutto tempo saltò. Purtroppo in quella casa non avevano messo il salvavita. E così sono morto. Da solo, in quella casa. Quando mi hanno trovato ormai era troppo tardi. La mia famiglia sta ancora aspettando giustizia. Sapete, in questi 4 anni mai nessuno ha chiesto scusa alla mia famiglia per non avermi fatto lavorare in sicurezza. Non esiste che una persona esce per lavorare, per guadagnarsi il pane. E ci deve rimettere la vita. E queste persone vivono in questa casa dove io non ci sono più, dove ho lasciato questo mondo. Ho lasciato 6 fratelli, ho lasciato una madre e un padre che chiagnano tutti i giorni e che aspettano ancora giustizia. Avrò per sempre 34 anni, perché non ci sono più, perché sono morta. Faccio questo video dopo me, ormai è parola, non è stato più. Ma per famiglia mia, vorrei che queste persone che si riconoscono in questa storia abbiano almeno un attimo di vergogna, che questo video potesse scuotere l'animo di questa gente e darsi delle colpe che hanno. Delle colpe per essere stato superficiale, per non avermi fatto lavorare in sicurezza. Non lo so se arriveranno mai queste scuse, ma è giusto che io gridi forte il mio dolore, perché voglio che la mia storia non sia una storia di una persona invisibile. Io sono vissuto, c'ero. Al mio funerale c'era tanta gente che mi voleva bene. Ero il figlio che tutte le mamme vorrebbero. Un figlio che una mamma non dà ne più. Un figlio che voleva solamente avere un futuro, voleva guadagnare un pane. Allora mi chiedo a questa brava gente che sta in questa casa, e se uno dei figli avesse avuto la mia stessa sfortuna, adesso che cosa farebbero? Mia mamma e mio padre non cambiano più. Se scendono tutti i giorni pensando sempre alla stessa cosa. Perché? Perché proprio figli miei? E se siete mamme e se siete papà, allora vorrei che questo video girasse in modo che più persone possibile lo vedessero e magari arrivo proprio a quelle persone là che si mettono una mano per la coscienza. Buona vita.